Sono lieta di presentarvi il dottor Francesco Ripa di Meana, che è il direttore generale dell'IFO, quindi congiuntamente Istituto Regina Elena e Istituto San Gallicano. Io sono lieta di averlo qui al mio fianco perché oggi, 8 marzo, chiedo al direttore generale cosa per le donne, oltre tutto quello magnifico che stiamo vedendo, si pensa di fare e la sua visione di questo approccio al femminile. Ma io credo che noi dobbiamo ringraziare oggi le donne in generale, ma anche dal punto di vista di un istituto oncologico, perché voi avete da molti anni affrontato la malattia e specialmente i postumi della malattia con un'idea di ripresa di vita e di vitalità. Tutto è positivo, cioè ricercare l'iniziativa di oggi, che cerchiamo di parlare del bello, di essere più belle, è un'iniziativa che ha a che fare con lo stare bene, tornare a stare bene perché si sta bene con se stessi. E beh, questa è una grande opportunità per tutti, anche per gli operatori dell'IFO, per imparare da voi donne a essere propositori, promotori di questa modalità, questo approccio alla malattia e specialmente alla quantità, ai milioni di persone che ormai convivono con un'esperienza così brutta come quella del cancro. Io amo parlare apertamente della parola, un'esperienza così brutta che poi invece si trasforma magari in un'opportunità per vivere meglio nel futuro. E quindi non posso altro che ringraziarvi di questo e oggi questa dimostrazione appunto del lavorare sulla bellezza e sulla percezione che ognuna di voi avete del proprio corpo, della bellezza, è sempre qualcosa che ci arricchisce a tutti e che sicuramente ci fa ripensare anche al modello assistenziale che noi abbiamo, non più centrato sulla tristezza, sulla tragicità, ma che da subito deve essere incentrato sulla capacità di ognuno di darsi una mano, di saper dare una mano a se stesso, e il fatto che voi come genere vi collegate una con l'altra, sicuramente siete più abili a darvi una mano di noi uomini, quindi abbiamo anche noi molto da imparare da voi. Io ringrazio il direttore per queste parole belle, devo dire di grande considerazione per le donne, e chiuderei con un ultimo aspetto che è importante, quindi l'interpretazione vera, e quindi abbiamo avuto la dimostrazione di cosa significa oggi mettere il paziente al centro, quindi non è solo il centro di un percorso terapeutico, ma il centro della propria vita, utilizzando, e uso il termine utilizzando, tutte quelle figure professionali necessarie a che la persona abbia nella propria vita una buona qualità, nonostante le patologie anche severe che ci colpiscono. Ma sicuramente il tema di mettere il paziente al centro è un tema complessivo e un istituto come il nostro, che per una gran parte si occupa di persone che hanno una patologia tumorale, è essenziale, ma non è così scontato. Quindi voi ce lo imponete a partire da un momento del percorso di diagnosi e di cura. Credo che noi dobbiamo imparare a farlo prima, sempre prima, fin dal primo momento, considerare che questa vostra ricchezza, questa vostra capacità, che è anche differente molto spesso dall'altro genere, sia un elemento che arricchisce il percorso terapeutico, arricchisce il percorso professionale degli operatori e delle operatrici, a cui approfitto per fare gli auguri nel giorno della festa della donna, e che credo siano molto schierate nella loro grande maggioranza su questo approccio al femminile, anche di fronte a una patologia così severa come la vostra e quella che avete passato. La centralità del paziente è anche un modo di lavorare meglio, e quindi da questo dobbiamo imparare, ma ripeto, è qualcosa che ancora non è nel DNA della sanità e c'è ancora molta strada da fare, cercheremo di farla al meglio e la direzione si impegna di lavorarci il più possibile. Grazie a Francesco Ripa di Meana, grazie a Lorella Salce che ci ha dato questa opportunità, grazie per essere qui. Grazie a voi e tanti auguri.